Un giorno, se un umano divino, infinito, buongiorno a tutti, uomini, donne, persone, bambini, divino e infinito, con un potere che non hai nessuna idea di come forte sei, perché tu sei parte di Dio, hai Dio dentro di te, hai la forza del mondo, dell'universo di Dio dentro di te. Non posso parlare del Covid-19 senza parlare dell'aspetto spirituale, perché tutto questo è veramente una guerra spirituale sopra tua anima. E sto dicendo questo in italiano perché, credimi, ho parlato tutta la mia mozzarella e parlato tanto in quest'anno. Tanto sono stanca davvero. Però appena che essendo che sono una ancora umana, una persona con un cuore, e mi cura molto per la gente, mi cura per ogni persona, anche quelli stupidi stronzi, ci sono tanti, sai. Però lo amo perché siamo tutto parte di Dio. E per me, lo so che devi essere più staccato, più come una persona spirituale, devi essere meno toccato del male che esiste in questo mondo. Devi rimanere a un livello alto, guardando giù senza essere tirato giù con questo cattivario, questo male che si vede nel mondo adesso. Però devi confessare, ancora mi sento una grande tristezza quando vedo questo male, evil male, questo cattivo male che sta succedendo nel mondo adesso. E vedo le persone che sono semplici, persone della terra, persone che lavorano con la terra per fare lavoro con il mare, pescatori, contadini, persone semplici, persone che puoi essere anche ignorante, nel senso anche io sono ignorante, siamo tutti ignoranti di qualcosa, però ignorante che non capiscono il livello di male che sta succedendo e stanno entrando in questa trappola, questo schiavitura di tecnologia. E quando vedo una vecchia signora che non sa neanche che cos'è wifi, che non avevo mai una telefonina nella mia vita, però quando sta dentro la piazza caduto sulla terra perché si sente male e non capisce perché, o i bambini che devono andare a scuola, non possono sorridere, giocare, divertirsi. Sinceramente mi sento una tristezza, perché veramente tutto questo broma, scam, demica di Covid-19 è solamente una taga, una marca per il governo di tutto il mondo, il nuovo ordine mondiale di prendere il posto del vecchio ordine mondiale. Se non capisci questo, allora chiude questo video e vai a fumare fra la maschera. Perché tutte queste regole che stai seguendo, lavare i mani, stare chiuso dentro la casa, non uscire, essere con la natura, non parlare, non baciare, non sorridere,
non respirare sono passi di farti ancora più malato. Non sono fatto di salvare tua vita. Ogni cosa che si dice, governo, televisione, dire un visione, questa macchina di lavaggia il cervello, ogni cosa che si dice di fare per curarsi è di farti ancora più debole nel tuo sistema immunologico, di cadere, di fallirsi, di farti debole per le armi di suicidi, di genocidi che hanno messo in giro del mondo durante il primo lockdown e ancora adesso stanno regolando. E questo reset, questo nuovo mondo ordinale, nuovo ordine mondiale, è una tirannia di tecnologia. Tecnologia che non hai visto mai, neanche io. Nessuno di noi umani hanno visto questa tecnologia. Solo che sentiamo rumore, però tutta la verità è stata tolta di media, social media, alternative media e mass media, che stanno facendo propaganda per farti andare come pecore, essere ammazzato. Perché vogliono, i elite, i ricchi vogliono ridurre le popolazioni del mondo. E lo so che ci sono molte persone che stanno aspettando questa vaccinazione. Allora, non so come spiegare questo, non mi conosci, non hai nessuna fede in me, però il mio marito era spagnolo e era un medico americano e abbiamo visto l'agenda dietro la medicina moderna. E questa vaccinazione farà una cosa solo, di portarti ancora più avanti di essere malato. Forse non subito che ti dai una vaccinazione e muori, perché così tutti gli altri pecore e le vacche che stanno andando di essere sparito nella testa, come si stanno facendo adesso, di farti sentire che va bene, spara. Però vedrai se piano piano questo nemico silenzioso che dà il veleno di radiazioni ogni giorno di noi ridurrai la popolazione in tutto il mondo, ma qui in Italia anche. So, io sto dicendo questo in italiano perché ho detto tante cose in inglese ai mondo che parlano inglese, però lo so qui in Italia forse non avete tutta la notizia in inglese che sta girando, però devi stare attento, devi guardare, devi buttare la televisione via e comincia di cercare la verità e comincia di credere con tuo cuore e con Dio, il tuo rapporto con Dio, di che cosa devi fare per essere sano, perché questa è la cosa importante. Ciao a tutti.